essere un problema e anche davanti al vostro insistere rispetto alla gravità, vorrei dirvi che non bisogna necessariamente arrivare ad un compromesso. Rispetto a che cosa? Rispetto a quale paradigma noi oggi ci dobbiamo confrontare? Per quale motivo davanti a delle audizioni che sono state fatte, in cui ci è stato detto che anche rispetto ai casi gravi, a quelli con le armi, il rischio è ancora più forte nella denuncia, bisogna insistere così. Grazie, non parla più. Allora andiamo avanti. Deputata Pina Picerno, prego. Grazie Presidente, colleghi, io intervengo per difendere il lavoro della Commissione e vorrei anche che questo dibattito provasse a uscire un po' dalla retorica, dalla teoria che stiamo ascoltando. Si è detto che il Paese non è pronto ad una norma di questo tipo. Allora io vi invito a concentrarvi un po' di più su quello che succede nel Paese reale. Vi ricordo una cosa che è successa nella mia provincia, a Caserta. Rosaria Aprea, a 20 anni. Rosaria Aprea ha subito l'asportazione della milza perché non si riusciva a fermare l'emorragia a seguito dei colpi che il suo compagno le aveva inferto. Già in passato Rosaria era stata picchiata in maniera violenta dal suo letto d'ospedale, Presidente, si era fatta fotografare per dimostrare che il suo compagno non le aveva fatto male. Rosaria ha ritirato la denuncia. E allora io vi invito, e concludo, Presidente, a pensare, mentre ci accingiamo a votare questa norma, vi invito a pensare a Concluda. Rosaria e a tutte le donne che si trovano nella stessa Concluda per favore. condizione. Grazie. Allora adesso chiede di intervenire la deputata Pollastrini. Prego, ne ha facoltà. Grazie Presidente. In un minuto, guardate, io voglio solo dire che forse, ascoltando il confronto fra di noi anche stamane, le colleghe, innanzitutto i colleghi, prendono atto del tema enorme che stiamo affrontando. Allora, in sintesi, il punto è dove mettere l'ago della bilancia. Dove mettere l'ago della bilancia, lo diceva il collega Scalfarotto, non è una scelta in sé perfetta. Per quanto mi riguarda, per quanto riguarda la maggioranza del mio gruppo, noi la mettiamo quell'ago della bilancia in modo da riconoscere, allargare, tutelare, difendere quella libertà che sta a cuore di tutti e l'autonomia delle donne che sta a cuore di tutti. Perché il punto è questo, è quanto istituzioni e governi rinunciano in nome di quella libertà, a quel tono, a quello stile che ha sconfinato nel relativismo etico, in un'indifferenza quasi negazionista Concluda, sui onorevole. diritti delle donne, che per questo sono state lasciate più Grazie. sole nelle imperfezioni, quindi Grazie, scegliamo di. grazie. Allora, adesso ha chiesto di intervenire il deputato Farina. Per favore, atteniamoci ai tempi, colleghi. Grazie Presidente. La collega Di Salva ha provato a dare un dato di realtà e ha parlato delle violenze sessuali, degli stupri, che è molto vicino come tipologia di reato a quello di cui stiamo parlando, nel senso che anche lì si è sperimentata l'irrevocabilità della querela. Bene, l'Istat ci racconta.